Uno è un celebre scultore che ha lavorato con D'Annunzio, pure se D'Annunzio è già morto. Se voi andate al Vittoriale, vedete che le sculture che ha montato l'attuale presidente, che si chiama Giordano Bruno Guerra, di artisti contemporanei, una più brutta dell'altra. C'è Paladino, tutte le cose che non le vuoi vedere, vedi un cavallo con le gambe alte 6 metri, insomma, cosa. Però a un certo punto vedi tra le tante sculture del tempo di D'Annunzio una Vittoria alata bella. È riuscita a una sua armonia, la vedi in distanza, potrebbe quasi essere il tempo di D'Annunzio, in realtà è stata montata forse 4-5 anni fa, è di Ugo Riva, uno scultore che ha un certo gusto per il mondo antico, soprattutto per l'archeologia, e che in frammenti rispetto all'altro suo conterraneo Bergoli, che è uno scultore invece classico, con le forme chiuse, perfettamente ideali, mostra come delle immagini che il tempo ha un po' eroso e sembra rivedere i frammenti antichi dei grandi tempi, quindi ha una sua sensibilità che può anche con il tempo sembrare più antica di quanto non sia. Il secondo Riva è stato mio assistente ed è un illustre critico d'arte che si occupa di mostre d'arte, di giovani artisti che si occupano d'arte, di cui lui si occupa, che è stato arrestato per pedofilia. È un bravissimo studioso, è stato mio assistente quando ero assessore, l'ho licenziato un anno prima che lo arrestassero, con la mia ben nota intuizione. Questo non è stato sufficiente a impedire che sul giornale scrivessero arrestato per pedofilia l'assistente di Sgarbi, come se c'entrasse io con i cazzi suoni, non lo so. Io allora ho aperto la stanza del pedofilo, perché la stanza c'erano i suoi oggetti, e portavo in visita quelli che venivano a trovarmi, questa è la stanza del pedofilo. Il giudice, che era un personaggio simpatico, sapendo che doveva darsi 6 o 7 anni di galera, gli ha fatto fare gli arresti domiciliari fino al processo. Quando l'hanno processato condannando, l'aveva già fatto 4-5 anni, quindi alla fine è passato in galera 2. Naturalmente si è sputtanato, come è evidente, era un bravo critico, e ho capito che era pedofilo perché era di piccola statura, cioè lui misurava le persone che stavano davanti, cioè era alto 1,20 m, e quindi quando vedevo uno 1,20 m, generalmente era una 14enne, una 15enne, non la pensava per una tuta come lui, essendo un anno. E si è trovato in un bagno, questa è l'accusa, a dipingere di blu sua figlia e due ragazze. La figlia era contenta, le due ragazze hanno pensato che lui rompeva le scatole e l'hanno denunciato, per cui senza aver fatto nient'altro che dipingere di blu due ragazze, hanno tenuto in carcere 6 anni, cosa è. Non voglio quindi fare la ringa difensiva, perché credo che la magistratura abbia interpretato in modo eccessivo il ruolo. La legge è fatta tra l'altro dalla Presti Giacomo e da quell'altra lì da Carfagna, tra due acque reali, non fanno altro che equiparano gli atti sessuali violenti con delle manifestazioni, quindi ormai la pedofilia non è soltanto quello che fai, ma anche quello che pensi, per cui arrestano quelli che guardano lì. Insomma, è una situazione abbastanza complessa, ma fa parte di questa garanzia che si vuole dare ai minori. Siccome la prerogativa principale di Riva era di essere critico d'arte contemporanea, che è molto capace, lungo questi mesi io ho sentito i miei collaboratori, tra cui la Pallavicino e Lettini, parlarmi continuamente di una mostra d'arte contemporanea in villa pagata in Ossieche, fatta da Riva. Dico, ma voi ve la fate col pedofilo? E loro, ma no, è Riva. Dico, sì, ma Riva è critico d'arte pedofilo. E no, dicevo, lui è alto, no, di voi è piccolo. Ma siccome io di lui sapevo del legno e dell'altro sapevo dell'arte, sono andato avanti per 8 mesi pensando che Bagatti Valsecchi e il luogo dove Valendo fossero due riva pedofili. Per cui io quando vedo lui vedo un pedofilo con capo. E dico loro, allora avete fatto questa cosa? Sì, con Riva. Dico, ma forse non è un pochino. Allora, la mostra è pronta, stiamo facendo con Riva. Ma avete informato la polizia? Dice, perché? Perché? Avete visto la faccia che aveva da vicino? Un angelo ha dipinto Raffaello. Dice, ma perché non deve essere pedofilo? L'hanno arrestato, il pedofilo. Dice, ma come? C'ha i legni a cartoni? Come era una seconda vita? Alla fine ho cominciato a ricostruire e ho messo Riva scultore da una parte, Riva pedofilo per i cazzi suoi, e questo Riva è quello di questo momento, che non c'entra niente con quell'altro, però fa il suo lavoro, cioè gli ha preso un dezzone per l'arte contemporanea, che è quello che tutta la vita fa con quell'altro, solo che l'altro lo faceva a Bollate, dove c'è una fondazione in cui sta preparando per l'Expo del 2015 una mostra di artisti contemporanei. Cioè, sì, io leggerò poi un giorno che il vero pedofilo è lui e l'altro invece è il legno, se andiamo avanti in questo modo. Comunque volevo dargli, quindi adesso che finalmente ho chiarito che questa persona che l'ha invitata a cena affettuosamente
una notte che io non sono venuto, perché ho mangiato altrove, perché abbiamo avuto anche questo episodio, ho preparato un pranzo per me bellissimo su questo tavolo, però io ho mangiato a Brescia, tipo, dove ero invece? A Milano. E quindi lui ha mangiato da solo, ha pensato che io ero uno stronzo. Allora sono tornato, sono stato qua tutta la giornata per fargli capire che ero disponibile. Così ho visto questo posto meraviglioso che avete avuto, anzi devo dire che io stavo a Mariano Fenense. Sono stato fermo un'ora, perché voi poteste vedere questo museo meraviglioso. Mi sono fermato da Mariano Fenense, così loro possono vedere le meraviglie di Lima. E tutti questi strumenti del pedofilo. E poi sono arrivato, una volta che avete visto, quel luogo meraviglioso, quella impresa, il quale impegno, tra l'altro, con Farinetti, del Pavilion Italy, probabilmente Riva tornerà al suo lavoro preparando anche il legno dei luoghi di accoglienza che sono predisposti per questo padiglione. Quindi abbiamo integrato la sua impresa nel progetto di Expo e lui in particolare ha proposto questa fortunata esperienza di artisti contemporanei che vi ha annunciato prima. Ecco, questa è la premessa. Per il resto continuo a rimanere particolarmente, non dico stupito, ma sono attento alla sua attenzione nei miei confronti, perché è stato molto capace. Addirittura mi chiamate oggi una ragazza raccomandata da uno di Bergamo che si chiama Alessia, ma è di Cantù, per dirmi che aveva prenotato i biglietti. Sembrava di andare alla Scala, che io sia convinto della Scala, sono felice, ma se qualcuno ha prenotato i biglietti vuol dire che l'organizzazione prova quello che è fondamentale dell'industria e dell'impresa, e cioè avere delle idee chiare e avere una grande capacità di organizzazione. Quindi questa sera io ho visto alla prova le capacità di Riva e non lo scambierò mai più per un pedofilo. Quindi questo si è compiuta questa nostra...